Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nel nuovo DLC di Jurassic World Evolution 2. Oggi lavoriamo per la Biosyn, seguendo le orme di Jurassic World Il Dominio, dove avremo tante nuove strutture e nuovi dinosauri con cui creare parchi incredibili, rispettando anche l'ambiente. Beh, meglio se ci rimbocchiamo le maniche, ci aspetta un sacco di lavoro. Buona visione! Signori, è passato qualche mese dall'ultimo episodio di Jurassic World Evolution 2, ma finalmente eccoci ritornati, dato che, come avete capito dalla intro, è uscito il mese scorso un nuovo DLC che conclude effettivamente anche la saga di Jurassic World, introducendo effettivamente nuovi dinosauri all'interno del gioco, come il Pyroraptor, il Terizinosauro e un altro che non mi ricordo, perché hanno aggiunto anche i dinosauri con le piume, cosa molto molto interessante. La nuova campagna riguarda quindi la Biosyn, la ditta che praticamente faceva concorrenza alla InGen di Masrani e di Hammond praticamente. Quindi sono molto curioso, perché c'è un motivo se non ho fatto ancora video, ho atteso un mese. Devo ancora vedere l'ultimo film che, dalla critica, se ho capito bene, non è granché, punta troppo sul fattore nostalgia. Vi chiedo cortesemente, non spoileratelo nei commenti, vorrei godermelo appena possibile. Me lo guarderò magari in settimana se ho tempo, magari, non so, alle 4 del mattino mi alzo prima e mi guardo il film, così riesco pure io ad aggiornarmi. Hanno anche introdotto nuove strutture, il gioco presenta delle differenze rispetto a quanto abbiamo incontrato in passato. Dalle recensioni ho visto che questo nuovo DLC sembra essere molto interessante, quindi bando alle ciance ed iniziamo quindi Campagna Il Dominio, Biosyn. Vivi la storia di Biosyn Genetics, dagli albori fino al dominio. Lewis Dodson vuole spingersi dove mai nessuno è arrivato prima, cercando i dinosauri più accurati mai riportati in vita prima d'ora. Spoiler! Si riferisce a eventi di Jurassic World Il Dominio. Vabbè, non possiamo fare altrimenti. Quando John Hammond realizzò la sua visione per Jurassic Park, i suoi concorrenti notarono il potenziale del lavoro della InGen. Uno fra tutti questi, la Biosyn, pensò di colmare il divario rubando i frutti del lavoro della InGen e del Dottor Wu, per il quale hanno faticato duramente. Per farlo, avrebbe avuto bisogno di una talpa. Così ingaggiò un ingegnere informatico insoddisfatto di nome Dennis Nedry. Mi viene voglia di riguardare il film originale. Il piano prevedeva il furto di embrioni di dinosauro della InGen, da nascondere in una bomboletta creata appositamente per custodirli. La Barbasol, bellissima. Nessuno sa cosa successe davvero quella notte. Quel che è certo è che Dennis Nedry e i campioni non furono più ritrovati. Dennis se lo sono pappato, hanno fatto un bel banchetto quella sera. E purtroppo fu anche la fine del sogno di Hammond. Tecnicamente sull'isola di Hammond a qualche parte c'è una bomboletta sepolta nel fango. L'imprenditore Simon Masrani ci riprovò, questa volta però riuscendo a offrire al mondo la visione di Hammond. Purtroppo le cose non andarono come previsto. La Biosyn aspettava il suo momento, e il disastro di Jurassic World fu l'occasione perfetta. Ora, con Lewis Dodgson, nasceva una nuova era. Non sappiamo cosa ci prospetta il futuro, ma la storia ha l'abitudine di ripetersi. Sì, altrimenti non vendiamo biglietti per i film al cinema. Se non accade nulla, la gente non va a vedere Jurassic World, perché non accade niente, va tutto bene, possiamo coccolare i dinosauri, piccoli stellini, pucci pucci pucci. Insomma, non funziona così. Oh, siamo in mezzo alle montagne questa volta. È bellissimo. Guardate, siamo così vicini a realizzare il sogno della Biosyn, riuscendo dove la InGen ha fallito. Quando i dinosauri saranno qui, sarà perfetto. Un perfetto esempio di evoluzione. La fortuna aiuta gli audaci. Noi lo siamo. Ora dobbiamo completare il lavoro. Aggiornamenti sugli animali? Siamo isolati, il che rende il contesto impegnativo. Ci saranno ancora difficoltà fino a quando non capiremo meglio questo ecosistema e il modo in cui vi si adatteranno. Abbiamo bisogno di più informazioni e tempo. L'ultima cosa che vogliamo è che non si adattino e muoiano. No, si adatteranno. Sono sicuro. Si sono adattati a due parchi e a più di un'isola. Si adattano anche ora. Andrà tutto bene. Ecco, l'ha detto. Portateli qua. Io non c'entro nulla, non ne voglio sapere niente. Siamo totalmente pronti a capire tutto ciò che ci serve. Voi portateli qui. Lasciate il resto a Madre Natura e a me. Ah, la struttura centrale della Biosyn, ho capito bene, si evolverà mano a mano che noi stessi costruiamo il parco naturale. Che spettacolo, Willa. È proprio vero. La posizione è la cosa più importante. Più di quanto tu non creda. Qui è perfetto.
ci tiene lontani dagli occhi indiscreti del pubblico e dei politici perbenisti. Pensa a cosa aveva la Injan e a come se l'è fatto scappare. Sono stati miopi. Solo dinosauri e zero business. È qui che la Biosyn vince. Creiamo un equilibrio che la Injan non comprendeva. Abbiamo un quadro completo. Ok, qual è il prossimo passo? Non voglio sprecare altro tempo. Ok, diamoci da fare. La campagna principale di solito è un po' un tutorial. Bene. Tutto inizia con un centro di controllo. Ricorda che deve essere collegato alla rete supersonica. Beh, cosa? Ok, diamoci da fare. Rete supersonica? Trasporto supersonico! Il trasporto supersonico è una rete sotterranea utilizzabile per collegare alcuni edifici tra loro senza usare i sentieri, ma è una cosa fighissima e molto sicura soprattutto. Poi magari nel film si saranno fatti sbranare dei dinosauri anche lì, eh. Il centro di controllo funge da giunzione tra il trasporto supersonico e la rete di sentieri. Ah, ci sarà un ascensorino che permette di andare verso la rete supersonica e di ritornare in superficie, quindi... saranno un po' come le stazioni della metropolitana lì, come cocchio si chiamavano, quelle sul gioco normale. Deve essere sempre connesso al complesso di ricerca tramite il trasporto supersonico. Il trasporto supersonico può condurre l'alimentazione agli edifici collegati se la centrale idroelettrica fa parte della rete. Come ci hanno detto prima, l'unico requisito è che sia collegato ovviamente alla struttura di ricerca centrale. Ok, non possiamo costruire oltre la linea bianca, sapete molto bene come funziona, quindi per adesso vediamo di piazzarlo direttamente qua. E come potete vedere sottoterra si vedono i passaggi della linea supersonica. Bellissimo, quindi la possiamo all'occorrenza espandere. Ottimo, ottimo, ottimo. Per adesso la lascio così. Inoltre, se ho capito bene, le strutture della Injan dovrebbero avere un aspetto completamente differente da quelle che abbiamo incontrato in passato. È tutto pronto per dare il via alla costruzione del nuovo complesso di ricerca. Ottimo. Allora concentriamoci sul renderlo operativo. Ok, prossime costruzioni. Praticamente la Biosyn è una compagnia molto più interessata alle politiche green e pertanto cercheranno di ridurre il più possibile l'impatto a livello ambientale. Infatti utilizzano una centrale idroelettrica. Genera 120 unità di energia. Ah, quindi non è strettamente collegata al corso d'acqua. Ok, ora ho capito. Fornisce elettricità sia alle strutture nel suo raggio d'azione sia attraverso collegamenti supersonici, come ci hanno detto prima. Costerà 500.000 dollari e ogni minuto la sua manutenzione richiede 100.000 dollari? Pare un po' tanto denaro. Ha un'area di azione considerevole. Dopo la colleghiamo anche al coso supersonico. Portate pazienza. Per adesso direi di metterla magari un po' più distante dalla zona dove piazzeremo tutti i laboratori. Ecco qua. Ma sempre collegata, come dicevo, alla rete supersonica sotterranea. E gioco appena possibile, vorrei costruire i sentieri, ma gioco dice: aspetta, siamo nel tutorial. Ed eccola qua, piccolina. Sta andando tutto come previsto. Stiamo per ultimare la ricerca. Bene, continuiamo così. Oh, buongiorno, il menu di ricerca è completamente differente. Come potete vedere sono riportati gli uffici della base centrale della Biosyn con i vari piani che, come ho detto, pian pianino si espanderà. Carinissima sta cosa. Fase 1, struttura centrale. Struttura e personale per eseguire le operazioni scientifiche relative allo staff. Consente la costruzione di numerosi edifici operativi Biosyn. E come ho detto, pian pianino... ah, potete vedere che la si potenzia fino al livello 4. Per adesso dobbiamo semplicemente assegnare il personale in modo tale da poter completare efficacemente la ricerca, che presumo richiederà qualche secondo. E come potete vedere hanno già iniziato i lavori. Vediamo di dare una velocizzata al tutto. Fosse così semplice anche nella vita vera, gente. Ci siamo. Abbiamo accesso alla ricerca sulle strutture fondamentali. Bene, la nostra visione prende forma con ogni edificio che diventa operativo. Dobbiamo solo assicurarci di poter gestire tutti i dinosauri al loro arrivo. Credo che ci riusciremo. La nostra visione sta cominciando a prendere forma. Faremo dimenticare la Injan. Beh, dobbiamo ammettere che sono stati loro ad aver fatto risorgere i dinosauri estinti. Certo, in modo affrettato e poco scientifico. Noi lo stiamo facendo come si deve. Abbiamo imparato dai loro fallimenti. E non commetteremo gli stessi errori fatti da Hammond e dal suo team. Li commetteremo di più grandi. Dal suo successo. Voleva mostrare al mondo cosa poteva fare, per poi esibire il risultato come fosse un circo e sbattercelo in faccia. Non capiva che l'evoluzione non è solo DNA e rane. A volte il mondo degli affari fa progredire l'umanità. Pensa cosa potremmo donare al mondo e alla razza umana. Nuove medicine, biotecnologia, prodotti di bellezza. Tutto ciò che riesci a immaginare sarà nostro.
Wow, la nuova crema di bellezza della Vichy, oggi col 30% di culo di triceratopo in più. Voglio una struttura funzionante. È l'unico modo per garantire la sopravvivenza dei dinosauri. Certamente, ci pensiamo noi. Non deludermi. C'è molto in gioco. Ah, bene! Ok, partiamo ovviamente dal centro di risposta che permette di ospitare le squadre dei guardiani che gestiscono il parco e tutte cose. Allora, vediamo di creare un'unica zona operativa nei limiti del possibile. Beh, la squadra di guardiani deve essere il più vicina possibile a dove metteremo le gabbie. Abbiamo un sacco di spazio. Ah, ragazzi, se ho capito bene, questa volta le gabbie non avranno le reti vere e proprie. Beh, probabilmente sarà una cosa che avete già visto nei film, se l'avete seguiti. Allora, per adesso mettimi la struttura più o meno qua. Sì, dopo portiamo tutta la corrente. Tanto, gente, lo sapete molto bene che qua non si bada a spese. Il vecchio motto di Hammond, nonostante adesso lavoriamo per la Biosyn, è comunque valido. Allora, ci serve anche la struttura paleomedica, dove ci sono i veterinari che permettono di curare i dinosauri. Facciamo magari, come ho detto, una strada unica e gli edifici più importanti disposti sui lati. Aspetta, fammi mettere anche mezzo sentiero. Per adesso abbiamo, come al solito, sempre solo le strutture di base, quindi ci dobbiamo accontentare. Cerchiamo di fare qualcosa di preciso, che sennò poi la gente nei commenti si triggerà male. Elan! La strada è storta! Di solito purtroppo funziona così, ma vabbè, dettagli. Ottimo. Ancora non ho i piloni? Vediamo un po'. Mi date i piloni cortesemente. Generatore ausiliare. Però è una struttura che dobbiamo ricercare. La sottostazione ripetitore. Oh! Eccolo qua. Molto ma molto bene. Che possiamo piazzare direttamente da questa parte. E vi sono tutti felici e contenti. Devo capire come si collega alla centrale. Presumo dal sottosuolo o altro. Forse non servono neanche più i tralicci della corrente, gente. Il progresso è dietro l'angolo. Signori, l'ho detto più volte, ma guardate che spettacolo di strutture, disse The Long Gamer mentre calavano le tenebre. E quindi, porco cane, non potevo godermi appieno lo spettacolo. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Belle, belle, belle. Si mimetizzano molto meglio con la natura. Alcune di esse dovrebbero tipo avere anche l'erbetta sopra e tutte cose. Allora, ci manca il rifugio di emergenza. Eccolo qua, molto importante, perché prima o poi ci scapperà il dinosauro. Speriamo non ci scappi il morto. Allora, per adesso lo metterei lungo la strada principale. Ok, e dovremmo avere tutto il necessario. Per adesso il budget non è un problema, ma molto presto lo diventerà di sicuro. Siamo stati autorizzati a espandere la squadra, in particolare con altri scienziati. Esaminiamo i candidati e assumiamo i più meritevoli. Ok, mi pare un'ottima idea, anche perché altrimenti non posso fare le ricerche. Dobbiamo aumentare la logistica, la genetica ed il benessere. Ah, guardate che si vedono le cose supersoniche che si muovono. Ma no, ma che cosa carina. Allora, se clicchiamo sul centro di controllo possiamo vedere gli scienziati. Per adesso ne abbiamo solo uno. Allora, speriamo di trovare personale molto qualificato, soprattutto nella logistica, perché come dicevo la ricerca è importantissima. Siete tutti delle chiavi, che è morale della favola, tranne questa signorina, che peraltro è specialista del benessere. Ui la la, mi piace. Permette di aumentare il potenziale benessere di 5 e l'abilità benessere di 3. Ottimo, con i dinosauri sarà molto molto importante. Dobbiamo migliorare anche la genetica, quindi ci serve un genetista con ricerca più economica. Riduce del 30% il costo dell'attività di ricerca. Sì, perché finiremo il denaro molto ma molto in fretta. Ok, per adesso non siamo messi poi così male. Punterei... Ci serve anche un po' più di benessere per poter far schiudere le uova a quelle un pochettino più serie. Aspetta, aspetta. Riduce del 30% il costo dell'attività di sintesi, ovvero quando facciamo schiudere le uova. Ok, abbiamo la nostra squadra che dobbiamo migliorare. Ehi, assolutamente. Ho notizie incredibili. Stiamo per completare lo sviluppo di una tecnologia esclusiva Biosyn. La recinzione invisibile. Oh, allora è vera sta storia. Terrà al sicuro gli animali senza l'uso delle tradizionali barriere che circondano il loro habitat. Quindi non ci saranno barriere visibili tra noi e i dinosauri. Ma è spaventoso. E se gli animali non credono di essere in gabbia, vivranno meglio. Tecnicamente sì, è vero. E prendersene cura sarà più facile. Dovremo collocare anche degli avamposti di ricerca da cui poter osservare gli animali in sicurezza. Ecco. È già brutto pensare che i dinosauri non conoscessero una recinzione fino a quando non se la sono trovata intorno. Ma se invece iniziassero a dipendere da loro per sentirsi al sicuro, almeno vedrebbero una barriera tra di noi. Come potranno fidarsi del loro ambiente con delle recinzioni invisibili? Come faranno a sapere dove si trovano? Credimi, lo capiranno appena proveranno ad attraversarne una. Sì, ma... Non so... Ho paura che potremmo metterli in difficoltà e causare situazioni di stress nel loro ambiente. Ti
preoccupano i nuovi recinti. I dinosauri non avevano neanche mai visto un essere umano, ma questo non ci ha fermato. E erano anche estinti, piccolo dettaglio, eh. Peraltro, l'attore che fa Ramsay Cole, beh, ci ho visto tipo un telefilm un'ora fa mentre pranzavo. I casi della vita. Ok, abbiamo quindi nuove ricerche disponibili, vediamo un po' di cosa si tratta. Prima di tutto dobbiamo portare la struttura centrale al livello 2, per fortuna abbiamo potenziato i nostri scienziati. Ci costerà anche un pochettino, quindi facciamo ricerca più economica. Quanti scienziati posso mettere per adesso? Due dovrebbero essere più che sufficienti. E come potete vedere hanno iniziato ad innalzare il complesso di ricerca. Quando sarà completo sarà qualcosa di spettacolare. Cioè, normalmente richiederebbe degli anni realizzare una struttura del genere, ma grazie al potere della videoludica possiamo assistere a piccoli miracoli della tecnologia davanti ai nostri occhi. Ancora qualche secondo e... voilà! Perfetto! E ancora grezza, dategli tempo. Isaac, abbiamo un problema. Ci serve più energia. Quanto siamo vicini al massimo? Siamo già al massimo. Non dureremo a lungo così. Allora dovremmo capire come fare di più. Occorre migliorare le centrali elettriche. Occupiamoci. Ci ho provato, ma non abbiamo i chip per adesso, i moduli. Ok, intanto abbiamo le nuove ricerche che sono già state sbloccate. Ma bravi, molto ma molto bene. Possiamo anche ricercare la tecnologia elettrica migliorata. Ottieni l'accesso a una produzione di energia costante e alla rete necessaria per diffonderla nel parco. Questa è una tecnologia che ci tornerà poco una cifra utile. Posso mettere un altro scienziato? No! Dobbiamo migliorare il signor Nishan, altrimenti la ricerca più economica non la potrò eseguire. Per adesso inizia attività. Richiederà ancora una volta qualche secondo. Per migliorare le abilità dei nostri scienziati, sapete molto bene che dobbiamo ricorrere alla formazione, ma ci serve prima un centro del personale. Non me l'hanno ancora sbloccato, tuttavia dovremmo pazientare, gente. Ok, ricerca completational, ottimo. Come potete vedere hanno sbloccato il generatore ausiliare. Genera 30 unità di energia di riserva e la distribuisce alle strutture vicine in mancanza di altre fonti di energia. Quindi ha un'area operativa, come potete vedere, ok? Non agirà su tutta la rete elettrica. Allora, per adesso so che è bruttarello, ma voglio dire, tanto è la zona di operativa, la possiamo mettere direttamente qua al centro, perché se rimaniamo senza energia passeremo un brutto quarto d'ora. Tuttavia utilizza carburante, come potete vedere, quindi lo dovremo rifornire di tanto in tanto. Non è una struttura molto green, se ho capito bene, aspetta, lui genera corrente quando non c'è abbastanza corrente. Oh, buono a sapersi, vediamo... $308,000, vabbè, riforniamolo al massimo. Per adesso non ci possiamo permettere rogne in caso la situazione davvero prendesse una brutta piega. Ovviamente non ci possiamo fermare qua, andiamo anche alla nostra centrale idroelettrica, che è bellerrima come ho detto, e dovrebbero finalmente avermi sbloccato l'erogazione aumentata, che permette di produrre il 50% in più di energia elettrica. Ora ragioniamo. Prima di andare oltre c'è una cosa. Grazie alle mie conoscenze, alcuni dinosauri verranno consegnati qui, presso la nostra struttura. E datemi tempo! Arrivano direttamente da Isla Sorna, quindi abbiamo un po' di tempo per preparare il tutto. Non voglio rimanere deluso. Avranno bisogno di recinzioni sicure. La sicurezza è essenziale, per loro e per noi. Deve essere tutto perfetto. Non vogliamo un altro incidente stile Ingen o Masrani. Le ultime parole famose, gente. Faremo meglio. Certo, voi non commetterete errori, non morirà gente. E poi non chiamerete me. Lan! Il parco sta andando a farsi benedire. No, assolutamente, fidatevi, andrà tutto bene. Quindi questa dovrebbe essere la nuova recinzione invisibile. I dinosauri dovrebbero avere un chip. E se loro superano questa linea di confine, si piglieranno, credo, la 220, una roba del genere. Non ho ben capito come funzioni, ma lo scopriremo sicuramente molto presto. Allora, fatemi rimuovere un po' di alberi. Oh, qua non si vede praticamente nulla. Ecco qua, disboschiamo tutta la zona. Devo anche scoprire i bisogni delle varie creature. Quindi prima disbosco e casomai dopo aggiungiamo delle eventuali piante. Se ho visto bene, ci dovrebbe essere anche il cancello invisibile. Permette ai dinosauri di spostarsi fra i recinti. Puoi aprirlo e chiuderlo manualmente. Ah, giusto, perché le nostre auto, le nostre jeep si possono tranquillamente muovere oltre la recinzione. Per loro non è un problema. Bellissima sta cosa, mi piace veramente un sacco. Allora, ritornando a noi, ci serve sicuramente un pochettino di acqua. Quindi mettiamo un piccolo corso d'acqua direttamente qua. Poi vediamo se gli servono più piante di un tipo o di un altro. Più terreno roccioso, sabbioso e tutte cose.
Cerchiamo di rimanere su qualcosa di molto semplice. Ci dovrebbero anche aver sbloccato l'avamposto di ricerca, una piattaforma panoramica mobile per osservare i dinosauri. Progettata specificamente per il santuario Biosyn, può essere raggiunta... Stavo leggendo trasporti di dinosauri qua, non rompere le scatole, ecco qua. Ben 5? Beh, della serie è meglio abbondare. Dicevo, può essere raggiunta solo tramite trasporto supersonico. Ah, passano quindi sottoterra. Guardate che area che c'ha! Incredibile, la possiamo tranquillamente mettere qui e ricopre praticamente tutta la zona del recinto. Costa 75.000 dollari, ottimo. Vediamo quindi di ricollegarla fino alla zona centrale. Allora, facciamo correre una rete supersonica direttamente sotto la superficie. E presumo che basta collegarla agli altri nodi. Ottimo, i nostri primi dinosauri, piccoli stellini. Certo che potevamo anche evitare di portarli qua durante la notte, ci avranno anche sonno. Allora, controlliamo tutti i loro bisogni. Hanno bisogno di foresta, e portate pazienza. Allora, con questo possiamo avere più foresta. Ottimo, casomai togliamo i pini se a loro non andassero bene. Diamogli comunque, come ho detto, il tempo necessario a esplorare. Poi ci servono anche delle fibre basse. Magari rimuoviamo un po' di alberi. Le fibre basse sono il sostentamento probabilmente di cui avranno bisogno per nutrirsi. Vogliono anche la frutta bassa, pure quella. Sentite, vado al Conad a comprare un po' di roba. Gallimimus, mi date un secondo? Vabbè, portalo intanto nel recinto. Chi si è visto, si è visto. Ecco qua, scaricameli tutti. Tanto i Gallimimus non hanno troppe esigenze. Sono quelli che si cagano sotto ogni volta che passa una mosca. Ecco qua, potete vedere che nel frattempo il comfort degli stegosauri è praticamente al 99%. Ok, stanno finendo di esplorare, 100%. E loro dovrebbero essere a posto. Diamo comunque un'occhiata veloce anche al piccolo adorabile Gallimimus. Bella questa skin. Allora, si sente solo. Aspetta un attimo, Ciccio. Hanno bisogno di una popolazione maggiore. Loro vogliono le foglie basse. So che lui, cioè, so sempre quello che ti deve rompere i maroni. Quindi, casomai, mettiamogliele un po' più distanti. Tanto, come ho detto, devono ancora esplorare la zona. E perché ho paura che poi vadano a darsi fastidio a vicenda. O all'occorrenza posso allargare la gabbia. E chi si è visto, si è visto. Anzi, mi sa che la soluzione migliore, visto che stanno arrivando anche i parasauri, non abbiamo bisogno di chilometri, ettari e via dicendo di terreno. Semplicemente aspettiamo che questa zona sia costruita, demoliamo questa e poi possiamo mettere tutto quello di cui avrebbero bisogno. Bella! Ah, guarda, giusto in tempo, stanno arrivando proprio adesso. Togliamo questa così non mi consuma neanche corrente. E la recinzione adesso è molto più grande. Allora, avamposto di ricerca. Mostra panoramica. C'è una vista incredibile da quassù. Possiamo vedere che mentre trasportano i dinosauri... Bellissimo, peraltro, l'effetto nebbiolina al mattino. Dovrei anche poterla abbassare. Aspetta, datemi un secondo perché devo ancora padroneggiare con i comandi. Quindi facciamo... Sembra che i recinti siano pronti. E dai, stavo facendo io cose. Accogliente possibile per i dinosauri. Ecco qua, abbassa. Vediamo un po'. Come potete vedere si innalza la recinzione esterna. E questa scende a livello del terreno. No, vabbè. Dobbiamo rimuovere qualche albero attorno ad essa, altrimenti... non riusciamo a vedere... tutti i dinosauri, però è una struttura geniale, guardali! Che figata assurda, no. Sto nuovo DLC mi sta prendendo molto bene. Allora, datemi giusto un secondo. Parasauro ha bisogno di frutta a guscio. Tutti che c'han bisogno, anche il telone c'ha i bisogni. Perché nessuno ascolta i bisogni del telone? Aspetta, mi dimentico sempre che parte delle piante le possiamo mettere anche dentro l'acqua. E vi sarò tutti felici e contenti. E in men che non si dica, 93%. Ok, 94, sta salendo. Come ho detto, dategli un attimo che finiscono di esplorare la zona circostante. È importante che all'interno del loro habitat ci sia tutto quello di cui potrebbero aver bisogno. Ok, guardate quanti erbivori. Che spettacolo. Come potete vedere è anche dotata di una scaletta che permette di scendere direttamente all'interno della gabbia. Beh, come ho detto, è una struttura riservata agli scienziati. Non penso che la potremmo mettere... scusi, Signora, ci sono i dinosauri fuori e lei guarda la parete. Ma... non mi voglio arrabbiare, non mi voglio arrabbiare. Ok, dobbiamo assicurarci che tutti i dinosauri abbiano almeno l'80% di comfort. Ovviamente c'è il Gallimimus che aveva il 79%, t'ho visto, ok. È partito il cronometro dopo. Gallimimus, non farmi arrabbiare, porca di quelli per porca, ok. Ottimo. Mi sa che nel frattempo possiamo anche andare avanti con eventuali ricerche o altro in modo da non perdere tempo. Ma vabbè, tanto mi parleranno sopra fra 1,8 secondi. Ramsey, ho esaminato i dati e penso che potremmo fare grandi progressi collegando un avamposto di ricerca al sistema di trasporto. Già fatto, gente, già fatto. Guardalo qua, che spettacolo. Fantastico. Allora diamoci da fare. Senza una sicurezza adeguata rischiamo di fare la fine dei nostri rivali. Ma le nostre squadre di guardiani dovrebbero riuscire a mantenere l'ordine. Organizzeremo tutte le pattuglie necessarie.
Giova ricordare, se ce ne fosse bisogno, che il monitoraggio a distanza ha dei limiti. Certo. Ce ne occupiamo subito. Mi ero dimenticato del posto di guardia, è vero che ci permette di tenere sotto controllo i bisogni di tutti i dinosauri nell'area. Oh, adesso te li segna anche. Non mi pare che in passato si potesse fare. Ecco qua, perfetto. Dobbiamo ovviamente assegnare qualcuno della squadra guardiani al suddetto controllo. Quindi aggiungi attività. E mi bastava cliccare direttamente qui. No. Qui ho detto... Sto avendo problemi a cliccare sulle cose giuste. Avete mai sentito la frase essere vittima del proprio successo? Perché è un rischio che potreste correre. Entrambi. In che senso? Nel senso che stiamo andando bene. Quindi possiamo fare di più. Qualunque sia la sfida, siamo pronti. Allora benvenuti alla fase 3 del complesso di ricerca della Biosyn Genetics. Ci permetterà di fare un salto di qualità grazie all'ampliamento della divisione di ingegneria genetica. La Biosyn conta su di voi. E soprattutto, io conto su di voi. Ci servono campioni genetici perfetti per ottenere il massimo risultato. La Biosyn ci pagherà bene. Già, ma continueremo a dipendere da altri fino a quando non riusciremo a inviare le nostre spedizioni. E se c'è una cosa che odio è non essere in grado di controllare l'esito di qualcosa. Una volta completata questa ricerca, potremo avviare le nostre spedizioni. Sicuramente ci aiuterà molto con il campionamento. Possesso e controllo. Meglio per la Biosyn. E meglio per tutti. Wow, è quasi uno slogan praticamente. Ok, l'autista è chiaramente andato addosso a un Gallimimus. Come avete visto, io non c'entro assolutamente nulla. Perfetto, sembra peraltro che rispettino per ora le nuove recinzioni. Gallimimus è all'86%, mi accontento a non rompere le scatole. Allora, ricerca di terzo livello, quindi innalziamo ancora la struttura. Perfetto, ne abbiamo veramente un sacco bisogno. Tuttavia, signori, dobbiamo migliorare le vostre caratteristiche o siamo nella M più totale? Aspetta, mettimi anche quello della sintesi più economica. Ok, risparmiamo... era la ricerca più economica, pardon. Così risparmiamo un po' di denaro. Vabbè, abbiamo 11 milioni di dollari, non mi dovrei lamentare. Ora, se io velocizzo il tutto, dovrebbero continuare... L'espansione della struttura, perfetto. In realtà la struttura è nascosta là sotto, Ok, siamo pronti a costruire un centro spedizioni. Yay! Ricordiamo che servirà anche un centro fossili. Ricevuto. Questi edifici renderanno la Biosyn leader nel campo della bioingegneria. Ok, abbiamo abbastanza spazio per mettere qui il centro spedizioni. Dopo ci collego una stradina e tutte cose. Non dimentichiamoci ovviamente del centro del personale. Oh, era quello che stavo cercando prima. Aumenta la capacità di assunzione di scienziati e offre riposo per contrastare il malcontento. È vero che dopo un po' gli giravano gli zebedei. Usa la formazione in loco per aumentare le abilità degli scienziati. Mi piace che queste strutture hanno una forma veramente molto ma molto particolare. Perfetto, mettiamolo direttamente qua. Ed infine abbiamo il centro fossili. Consente di estrarre i fossili. Immagazzina fossili ed estrai nel DNA per creare nuovi genomi di dinosauro. Sì, dopo collego le stradine, gente. È un attimo di pazienza, però mi state col fiato sul collo tutto il tempo. Allora, possiamo metterla direttamente qua in parte. Beh, abbiamo una bellissima zona operativa, gente. Datemi, come ho detto, giusto un secondo che mettiamo le stradine, perché c'ho gli scienziati che si stanno rivoltando, porco cane. Se continuano così si rivolteranno nella tomba. Porco cane, ho capito che abbiamo solo dinosauri erbivori, ma aspettate che sblocco qualche carnivoro. Come potete vedere, molte strutture hanno l'erbetta direttamente sopra. Siamo pronti a inviare una squadra? Sì. Sì, corretto. Bene, cominciamo con una spedizione per estrarre ambra. Questa valle non è stata scelta a caso. È una zona ricca di ambra. E voglio che la Biosyn la sfrutti. Insetti intrappolati nella resina preistorica. Questo è quello che ci serve. È qui che comincia il nostro dinosauro. Quest'ambra sarà la capsula del tempo che ci riporterà all'era dei dinosauri. Bravi, bravi, siete tutti dei poeti. Che vale... L'aspettiamo con le frasi fatte? Ordina agli scienziati di estrarre tutto il possibile dai fossili per avere un genoma più vario. Ok, ricevuto. Ma qual è l'obiettivo finale? Fare l'impossibile. Di nuovo. Ok, questa è una nuova struttura, una nuova dinamica che non c'era nei precedenti capitoli di DLC, la miniera di ambra. La miniera di ambra contiene ricchi depositi di fossili d'ambra, che possono essere estratti per acquisire genoma per specie nuove ed esistenti. La miniera di ambra è su più livelli, che possono essere sbloccati mediante la ricerca, quindi scaviamo nel sottosuolo praticamente, gente. Invia scienziati in spedizioni per recuperare nuovi fossili di ambra dai depositi. Bello!
Ok, ora cominciamo a ragionare. Tuttavia, mi date tipo 10 secondi che vorrei dare un'occhiata ai nostri scienziati. Devo migliorare assolutamente. Il tizio della ricerca più economica, formazione, perfetto. Dobbiamo ricercare inizialmente il miglioramento dello staff. Perfetto, non è un problema. Ci mettiamo ovviamente il tizio della ricerca più economica e la signora lì. Con 70.000 dollari ce la caviamo, in men che non si dica. Miglioramento cura malattie, miglioramento efficienza. Questi sono tutti moduli che dobbiamo sbloccare quanto prima. Allora, per adesso vediamo di completare la prima ricerca. Una cosa per volta, signori. Altrimenti qua la situazione prende una brutta piega. Per adesso i nostri ragazzuoli sono tutti tranquilli, tranquilli. Sì, ma non litigate, che mi incocchio io, porco cane. Ottimo, ricerca completata. Quindi adesso dovrei poter migliorare. Questa deve andare a riposare assolutamente, signora. Vado a dormire 5 minuti che già non la si sopporta più. Dicevo, il signor Nishan, formazione, perfetto. Abbiamo solamente un punto formazione, quindi lo mettiamo in logistica. Va da sé che lo scienziato, ora, che lo level upiamo, ci costerà di più. Se lo vogliamo level upare ancora, dobbiamo sbloccare i miglioramenti dello staff di secondo livello, che ha una ricerca dedicata. Tuttavia, per adesso volevo, come dicevo, sbloccare i suddetti moduli dell'efficienza. Ci servono almeno 5, ok, non è un problema. Mettiamo il signor Nishan e la signora Zhang. 70.000 dollari e 1 minuto e 48. Se metto statizia, scendiamo a 1 minuto e 27. Ovviamente più personale assegniamo e più sì, gente si stancherà. Mi stanco io di loro, invece che licenziarli, li butto giù dall'edificio, porco cane, eh. Li affogo nella quetta. Gli do da mangiare. Vabbè, non abbiamo ancora i carnivori, ve l'ho già detto. I carnivori più che altro mi servono quando non ci voglio pagare gli scienziati. Li butto in mezzo lì e sono gli incidenti che capitano, eh. Ad ogni modo, vediamo di inaugurare il nostro centro per le spedizioni. Ovvero, vediamo la miniera di Ambra. Allora, devo capire anch'io come funzioni, perché c'è qualquadra che non cosa? Abilità insufficiente. Ah, non ci fa cliccare fin tanto che non abbiamo gli scienziati pronti al lavoro. Sapete bene che stiamo facendo una ricerca. Quindi ci sono 4 livelli. Presumo che le ambre più importanti di dinosauri più rari si troveranno ai livelli inferiori. Per adesso abbiamo solo questo. Allora, pazientiamo qualche minutino. Nel frattempo abbiamo sbloccato i moduli per migliorare l'efficienza, il primo dei quali lo voglio assegnare proprio al centro spedizioni, ovvero il rendimento migliorato. Aumenta i fossili ritrovati fino al 50%, perché le spedizioni, sapete molto bene, che ci costano uno sfacelo. Il nostro centro fossili aveva 2 miglioramenti importanti, se ricordo bene. Possiamo aumentare o lo stoccaggio, oppure aumentare la capacità di estrazione. Per adesso andiamo di stoccaggio. Dobbiamo sbloccare l'ulteriore slot facendo altre ricerche più avanti. Ma richiederà tempo, gente. Velocità centro del personale riduce il tempo di riposo degli scienziati del 10%. Non ancora, non ancora. Voglio puntare su altre ricerche se possibile. Ad ogni modo, dobbiamo aumentare il genoma del dimetrodonte fino al 50% in modo tale da poter far schiudere le relative uova. Allora, funziona un po', presumo, come la mappa che avevamo in passato. C'è il Compi, c'è il Dilo, il Nasuto Ceratopo, lo Stigimoloch, lo Stego, il dimetrodonte. Eccolo qua, finalmente. Allora, per adesso mettiamo... mi sa che dobbiamo mettere la maggior parte degli scienziati in modo tale da impiegare solamente un minuto, ci costerà 80.000 dollari. Perfetto, la prima squadra, come potete vedere, sta ritornando. Ottimo, se andiamo al centro fossili. Aspetta, le forme sono differenti, quindi adesso... avremo sempre dell'ambra. Presumo che questa sia quella di massimo valore. No, questa è da 3. Questa è da 2 e questa è da 1. Ok, adesso ho visto. E abbiamo recuperato tendenzialmente tutti i reperti di dimetrodonte. Per adesso abbiamo un limite di ricerca che non possiamo superare. Come potete vedere, gli altri slot sono bloccati fin tanto che non miglioriamo la struttura. Dobbiamo mettere ovviamente qualcuno che sia adatto al compito. Signorina Stott, l'abbiamo appena assunta? Vedo di muovere il culo. Ok, nuovo genoma realizzabile, il dimetrodonte. Yay! Ci siamo. Abbiamo una svolta. Un genoma completamente nuovo. Stai dicendo che abbiamo trovato un nuovo dinosauro? Uno mai visto prima? Direi di sì, è incredibile. Ma non è un vero e proprio dinosauro. È un sinapside primitivo chiamato Dimetrodon. E Hammond ne aveva uno? No, non credo. Perfetto. Un'esclusiva Biosyn. Questo DNA è solo una tessera del puzzle. Dobbiamo costruire un'incubatrice per poi sintetizzare questa nuova specie. Sì, so come funziona Isaac, ho fatto tutti gli 8000 capitoli precedenti. Non vedo l'ora. Ok, tuttavia abbiamo una quantità di genoma abbastanza limitato per quanto riguarda il dimetrodonte. Quindi fatemi ricercare un altro po' di DNA.
Perché se no mi viene fuori un pochettino sghembo, porco cane con tre zampe e 26 teste. Soprattutto, come potete vedere, ci hanno finalmente sbloccato l'incubatrice, che consente la sintesi genetica, la modifica, l'incubazione e il rilascio dei dinosauri. Io spero che abbiano ancora il rilascio aereo. Però a voi piace vedere le animazioni, è vero, mi ero completamente dimenticato. Allora, vediamo un po'. Abbiamo una zona molto grande da questa parte. Potrei mettere l'incubatrice da un lato e poi costruirci la recinzione tutta attorno. Oddio, la possiamo mettere anche direttamente qua dietro e nessuno si dovrebbe lamentare. Ottimo. Ovviamente utilizziamo le nuove recinzioni. Sì, sì, sono praticamente, credo, le uniche recinzioni presenti e... forse sbloccheremo magari una versione più potente in futuro? Non ci è dato sapere. Allora, per il dimetrodonte non penso che avremo bisogno di molto spazio. È un carnivoro, quindi si ciberà direttamente dalla mangiatoia. Non penso si vada a sbranare le caprette, porco cane. Perfetto, direi di aver costruito una recinzione abbastanza grande, quindi dovremmo essere a posto. Aspetta che non gli ho messo il sentierino. C'è la gente che si sta rivoltando. Ecco qua, ottimo. La struttura dovrebbe essere anche raggiunta dalla corrente. Davvero belline ste cocchio di strutture. Del dimetrodonte abbiamo l'89% del genoma. Non è male. Abbiamo la nuova estetica del 2022. Potrebbe tuttavia diventare un dinosauro altamente intollerante e non in forma. Posso modificare il genoma o è troppo presto? Mi sa che è ancora troppo presto, purtroppo. Sì, possiamo solamente renderlo più o meno longevo. Dannazione! Per dover di cronaca sono andato a controllare, ma tutte le modifiche genetiche sono completamente bloccate. I bastardi mi hanno tagliato fuori. E niente, ci dovremmo accontentare di avere un dimetrodonte arrabbiato con la vita. Anzi, presumo parecchi. Ok, assegniamo qualcuno con la sintesi più economica. Perfetto, poi la dottoressa Stott, visto quanto la pago. Scusi signora, porti pazienza. Ecco qua, 19 secondi. Perfetto. Abbiamo 6 uova con un tasso di sopravvivenza dell'83%. Vediamo un po' di velocizzare il tutto. E sono sopravvissuti in parapapà ben 5. Vediamo un po'. Porco cane. Questo è agitato, questo è aggressivo, questo è intollerante. E che cocchio. E dai. In un minuto dovremmo avere i nuovi dimetrodonti pronti per essere rilasciati. Allora, nel frattempo... non avete ancora finito di costruire la recinzione? Fatemi ovviamente abbattere un po' di alberi. Ecco qua, ottimo. Probabilmente vorranno un ambiente più sabbioso, la butto là. Ci servirà un piccolo corso d'acqua qua sul lato. Ecco qua, sì, lo so che faccio cose troppo regolari. Voi ogni tanto volete un realismo eccessivo, ragazzuoli, portate pazienza. Mettiamo un avamposto di ricerca direttamente qui al centro della struttura e lo colleghiamo, ecco qua, direttamente lì. Peraltro, mi sa che non possiamo mettere più di un tot di tunnel. Vedete che c'è un limite di forse 3-4? Non lo so, magari poi si sbloccano altri accessi mano a mano che andiamo avanti. Ottimo. È bello non aver più a che fare con i cancelli, quindi i guardiani possono entrare letteralmente da qualunque lato. Ok, uova pronte per la schiuma. Beh, i cancelli sono costruiti? Sì, vabbè, le recinzioni? Perfetto. E anche l'avamposto di ricerca è pienamente operativo, disse Lone prima di ricordarsi che non ha messo il posto di guardia. Ma vabbè, dettagli, Lone, ti vogliamo bene comunque. Perfetto, ora è tutto completamente operativo. Torniamo all'incubatrice e libera i dimetrodonti! Piccoli stellini adorabili loro. Beh, ecco, magari non ci andrei troppo vicino perché ti sbranano via un piede, la faccia e tutte cose. Belli loro. Ma mi ricordo, forse non c'erano sui precedenti capitoli? Boh, non importa, non importa. Forse non c'erano al Jurassic Park originale. Forse era quello che loro intendevano. Allora, mangiatoia con la carne. Come ho detto, non gli metto le caprette. Direi che una, facciamo due della serie meglio abbondare in modo tale che non litighino. Visto che sono creaturine un attimino aggressive, Oh, veramente c'hanno bisogno di sabbia. Non pensavo, l'ho detto per dire. Ok, stanno ancora esplorando la zona, quindi non hanno trovato l'acqua. Tuttavia, Bani, vediamo di rendere la zona molto ma molto più sabbiosa. Soprattutto magari attorno al corso d'acqua, che è più realistico. E... ok, vai su, perfetto. Oh, meno male. Hanno quasi trovato l'acqua, ragazzi. Fate altri due passi, ho capito che siete lenti. Ho la vaga impressione che questi simpaticoni vogliono molta ma molta più acqua. Ecco, facciamo una piccola derivazione anche qui. Ottimo. Ora vorranno sicuramente più sabbia. Esplorate, c'è tutta la sabbietta qua. Potete mettere gli ombrelloni, gli sdrai e via dicendo. Ci state mettendo una vita, yo! Forza, dai! Ho capito che c'è la vela lì che ti sbarrella di lato, però... Oddio, si è triggerato, che succede? È partito all'improvviso? Cosa... ah, ha visto l'acquetta, è tutto contento? Ok, comfort al 100% e obiettivo praticamente completato.
Oh, dobbiamo fare molta attenzione quando mettiamo i carnivori assieme. Sapete molto bene che abbiamo avuto qualche piccolo incidente in passato. Datemi un secondo che intanto grazie abbiamo i fossili. Grazie anche al vostro impegno. È chiaro che la Biosyn sarà presto leader nel campo della paleobiologia. Il nostro futuro è nel passato. Ah, mi piace. Certo, abbiamo avuto delle difficoltà. C'era da aspettarselo, ma la gestione è stata buona. Credo che ora possiamo passare alla fase successiva per la Biosyn. La nostra operazione deve diventare globale. La Biosyn rappresenterà il passato, il presente e il futuro. E anche il congiuntivo. Su cosa ci concentriamo? Stiamo pensando di migliorare il complesso di ricerca. Ci avvantaggerà su tutta la linea. Voglio un trofeo. Qualcosa di cui andare tutti orgogliosi. Forza con la ricerca. Voglio genomi di dinosauri completi al 100%. Il signore! Il legame genetico tra uccelli e dinosauri è ipotizzato da tempo. Ma ora, con un dinosauro piumato, abbiamo finalmente la prova che mancava. Già, e con un esemplare vivente sarà incredibile. Beh, allora, cosa stiamo aspettando? Iniziamo subito la ricerca. Va bene, mi metto subito al lavoro, portate pazienza. Ecco qua, abbiamo tutto il personale necessario per sbloccare anche la versione finale della nostra struttura di ricerca. Oh mio Dio, sarà qualcosa di epico e di grandioso? Quindi ora, oh, finalmente abbiamo anche la genetica. Sì, ora posso mettermi a lavorare sul genoma di simpatico. Aspetta, che lo voglio vedere più da vicino. Bello lui, ragazzuoli, guardate che struttura. Beh, è molto green, eh. Porco cane, dall'alto quasi non noti nulla, il che la rende anche mimetica. Fammi vedere il laghettino, ma che carino. No, vabbè. La Biosyn è all'apice dell'eccellenza. È tutto ciò a cui aspirava la InGen. E anche di più. Davvero incredibile. Solo che... Solo che cosa? Bene, siamo al punto in cui la InGen credeva di aver tutto sotto controllo. E sappiamo cos'è successo dopo. Ah, ok, lascia che fughi le tue paure. Io non sono Hammond. Lui non era che Ego. Non sono Masarani con il suo approccio tecnologico. Il successo è davanti a noi. E noi ce lo prenderemo. Non volevo implicare. No, no, ho capito che volevi dire. In parte hai ragione. I fallimenti altrui ci rendono molto più facile avere successo. Hammond e Masrani hanno portato vantaggi enormi al mondo, ma ne avevano una visione limitata. Noi no. Vediamo il quadro completo, ne vediamo l'equilibrio. Laddove ci sono progressi, deve esserci un business a supportarli. Beh, ha senso. La Biosyn non si occupa solo di dinosauri. Queste creature hanno la potenzialità di migliorare tutta la vita sul pianeta. Se non cogliamo questa opportunità, lo farà qualcun altro. Diamoci da fare. Sì, sì, tutto bello, ma ci daremo da fare nel prossimo episodio. Gente, quindi per questa puntata ci fermiamo qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, ma devo dire che questo DLC è veramente molto interessante dal mio punto di vista. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi buttiamo giù da quella cocchio di struttura. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!